accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Morata prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ecco il tiro! Danilo. Matuidi. Riceve un pallone interessante. Qui deve tirare. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. L'estremo difensore è furioso ed è comprensibile. Per il portiere non c'è niente da fare quando non vede partire il pallone. Ogni tentativo di parata arriva in ritardo. Ultimi 5 minuti prima della pausa. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Pronto al tiro! E il pallone finisce in rete! Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. E parte il secondo tempo della gara. Higuain, bel gesto tecnico. Attenzione al tiro! E il palo gli nega la soddisfazione del gol. Pallone lungo in verticale. Koke. Saul. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi! Prova a passare con un pallone profondo. Occhio al tiro! E c'è il gol della Juve! Sono di nuovo in vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Ripassaggi questa. Non c'era spazio. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Provano a partire in velocità. Bella apertura. È riuscito Higuaín. Il portiere si oppone. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Bella serie di passaggi. Decide di sfruttare la fascia. Cerca un compagno. L'appoggio sulla fascia. Morata. Può andare alla conclusione. Bentancur. C'è l'opportunità per il contropiede. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Bernardeschi. Se ne va. C'è spazio per calciare. Provati. Bella parata. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente... C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. E il pallone in rete! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Marcos Llorente, il suo pallone è morbido. Koke riceve in posizione interessante. C'è il retropassaggio. Colpisce! E sì, trova la rete! Sono riusciti a rientrare in partita, vedremo se troveranno il pareggio. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne.
adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Bella rete di passaggi. Koke, da lì può concludere. C'è tiro e insaccano. Che partita, amici, che partita! Un'emozione dopo l'altra. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. E hanno completamente riaperto la gara. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Cristiano Ronaldo prova il filtrante, si libera alla grande, occasione, conclusione, e c'è il gol della Juve. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale, ha fatto davvero tutto alla perfezione. E con questo segna una doppietta. Cerca un compagno. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La mette in avanti. Itolo. Pallone in te. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ti ringrazio. Grazie. E un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Where are you now?